cosa significa per la TL questa nuova apertura nel comune di Fossano? È sicuramente un momento molto importante, anche perché fa parte di un percorso che abbiamo iniziato circa un anno e mezzo fa con la gestione di diretta di alcuni uffici turistici nel territorio cuneese. Fino a un anno e mezzo fa un ufficio turistico solo gestivamo, che era Cuneo, oggi ne gestiamo ben 10, e la restaurazione di questo ufficio, che è stato, il comune di Fossano è stato uno dei primi comuni a credere nella TL cuneese, è sicuramente un passo importante in un'ottica di crescita, perché mette questo ufficio al pari di quello Cuneo, anche visivamente per il turista entrerà in ambienti molto simili, quindi per noi è un passo molto importante in questa crescita turistica, in questo turismo che sta dando grandi soddisfazioni a tutto il territorio cuneese. Un passo avanti importante per l'accoglienza della TL, ma per l'accoglienza di tutto il Piemonte. In uno dei contenitori più scenografici e più impattanti è questo monumentale castello che si staglia guardando dalla piazza verso il Monviso con un'immagine straordinaria. Diamo vita con una collaborazione sinergica positiva con l'Unione dei Comuni del Fossanese e con la Fondazione della Cassa del Risparmio di Cuneo a un ufficio che penso dei 10 uffici che gestisce la TL sia quello posizionato nel contenitore più suggestivo. Il personale è un personale straordinariamente qualificato. Il passo successivo saranno le visite guidate a pagamento nel Castello degli Acaia, e fra un anno andremo a tirare i bilanci e sono sicuro che li tireremo col sorriso. E per noi aprire qui a Fossano è molto importante, perché prima di tutto numericamente è il decimo ufficio turistico che si apre, ma poi c'è un'apertura verso una zona diversa che non è il Moregalese oppure il Cuneese, è un'apertura verso le Langhe, che noi cerchiamo di essere sempre diciamo come territorio collegati, perché abbiamo la cultura dell'enogastronomia. La Fondazione Cassa Risparmio di Cuneo è sempre molto attenta a tutto quello che sono i momenti aggregativi di un territorio, ma soprattutto di presentazione, e il fatto di avere dei locali dignitosi, fruibili in questo contesto di un castello che è riconoscibilissimo e ormai apprezzato in tutto il territorio non può che fare bene per tutti gli ospiti che vengono a visitare non soltanto Fossano ma tutto il suo hinterland. È un passo verso la rivalorizzazione del castello. Questo castello nasce costruito per difendersi dai fossanesi, e secondo me la buona notizia è che dopo 700 anni questo castello diventa un'opportunità per la città di Fossano. Primo elemento, viene recuperato dal demanio e quindi oggi come oggi è proprietà di tutti i fossanesi. Quando diventa di tua proprietà devi darti da fare e valorizzarlo. Uno dei passi è quello dell'ufficio turistico, di spostarlo da fuori a dentro. Per molti può sembrare un piccolo passo, ma veramente è un passo veramente alla Neil Armstrong. Cioè veramente qua stiamo spostando il fatto che quel portone, che è stato chiuso per anni e anni e anni, tutti i fine settimana rimarrà aperto.